Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Red e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi ragazzi sono in compagnia con Gianmark e Brian. Ciao, mia fine. Quest'oggi ragazzi andremo a dire, cioè andremo a pronosticare i prossimi allenatori della Serie A. Allora, Atalanta. Rimarrà Gasperini, rimane. Gasperini. Bologna. Sì, sì. E adesso mi alluce adesso. No, rimane. Se in caso di addio di Mihajlovic io lo terrei Pippo Inzaghi. Quale Inzaghi? Pippo, il fratello, Pippo Inzaghi. Con il Benevento. Sì, con il Benevento intendo. E io ragazzi dico che rimane Mihajlovic. Poi chi ci sta? Benevento è andato in Serie B. Cagliari. Che è arrivato dal Cagliari? Semplice. No, lo caccio lì. E chi... Io metterei Zeman. Un ritorno quindi? Sì, Zeman sì. Pure per me Zeman, ragazzi. Io vi dico, c'è un allenatore della Roma che vuole rimanere in Serie A. Fonseca. Secondo me Fonseca andrà al Cagliari. Vabbè, Fiorentina, vabbè, ha preso è ufficiale, ha preso Gattuso. È mai Gattuso. Gattuso. Quindi Genoa, adesso c'è Ballardini. Ballardini che ha fatto Genoa? Si è salvato. Ma io Ballardini lo terrei. Pure io. Normale, pure io. Inter, visto che Conte se ne va, però no, io Conte lo farei rimanere. Mihajlovic, perché lui Mihajlovic è al posto di Conte. Sì, Mihajlovic lo vorrei perché ha giocato all'Inter, quello è vero. E sonnero dopo 5 minuti. Quanto scudetto, vabbè. Dai. Mihajlovic. E io ragazzi vi vado a dire Allegri. Wow. Juve. Resta no, io lo terrei Pirlo come vice e primo Allegri. Ah, ragazzi, c'è anche Matteo. O se no Zidane. Stiamo parlando di Pirlo. Lo terresti Pirlo o io no? Sì. Io sì, come vice io, lo dico. Ma io lo manderei in under 23 onestamente. E che ti prenderesti in prima squadra? Prima squadra? Se ti ritorni non manderei. No, Allegri basta. Sarri neanche. O Zidane. Numero no, bello, Non lo so. Quello che passa al mercato, non so. No, io dico che rimane. Rimane Pirlo pure per me. I lazialesi. Io. Secondo me rimane Inzaghi. Pure per me. Sì, anche me. Inzaghi. Lazio, Milan. Sempre Pioli rimane. Pioli. Napoli. Io prenderei se fosse il Napoli, non Spalletti. Ciao. No, io prenderei Fonseca. Io Spalletti. No, aspetti no. Allora, stavo parlando. Brian, veloce che c'ho per il telefono scarico. Parlavo del Napoli. Allora, Napoli, perché con Cesano l'hanno preso. Io ci proverei con Sarri, almeno ritorno con Sarri. È fatto. Dopo il Napoli chi ci sta? Roma, vabbè, ha preso Mourinho. Lo specialone. io Roma prenderei Mourinho. Già Mourinho ormai, è già pure ufficiale. Sampdoria, Giampaolo. No, Ranieri. Sì, Giampaolo per me. Ranieri. Alla Samp. Ranieri. Sassuolo. No, è andato via. Io sinceramente prenderei Italiano. Aspetta. È bravo, Pure io. Io lo prenderei in Fonseca. No. Fonseca il Sassuolo. Vabbè. Sassuolo, Torino. Io Juric. Ormai Juric è ufficiale. No, io Juric lo prenderei via. Io se fossi il prenderei... Ti terresti Nicola? No, una pippa. Prenderei uno da bassa metà classifica. Tipo, se non avessi firmato De Zerbi l'avrei preso. Se non fosse andato allo Shakhtar, sì, certo. Sassuolo, no, Torino, Udinese. Io mi terrei Gotti. No, sì, lo terrei. Ma è la solita stagione, media bassa così. Salvezza, certo. Spezza, mo tengo Italiano. Ma non ha detto che Italiano lo prenderesti al... se andassi via. No. Io ho detto Italiano a Sassuolo. Mi prenderei Nicola. Davide Nicola. Che prendi te? Davide Nicola. No, posso di? Lo lascio italiano. Io lo lascio col testa di cazzo. Lo tengo col testa di cazzo. Poi Verona. C'è il Verona. E Juric adesso. Non c'è più Juric. No, non lo terrei. Io al Verona mi prenderei... Se non avessi firmato mi sarei preso De Zerbi.
Che peccato. Poi facciamo le due che sono venute, c'è l'ufficialità che sono venute su, sì. Ovvero l'Empoli. Chi è l'allenatore dell'Empoli? Empoli Salernitano, l'allenatore. Vabbè. Trovate da internet, regà, come si chiamate? Non lo so come si chiama. Vabbè, mi prendo. Manco della Salernità, non lo so di tanto. Dalla Serenità mi prenderei Brocchi. Che Brocchi? Io prenderei. Calmonza ha fatto una bella stagione. No, io non... sì, io gli terrei i nuovi allenatori. Nel senso, chi ha fatto applaudire quella squadra della Serie B in Serie A. Ma pure io. Meritano. Chi è questa squadra che è in Serie A? Empoli e Salernitano. Tra Lecce, no, Venezia, Cittadella. Cittadella. Non lo so, boh. Sì. Sì, c'è di torno. E che dire, ragazzi, per questo video è tutto. Lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella. Lasciate un bel like e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Ciao, ragazzi.